Guarda tutto. Autorizzare ricarico. Che mi dice a me? Confermato. Pattugliamento UAV. Raga, ma sai che questa città, A me mi ha sciolto da full, Che città? Vabbè, a me. Città. Dai, uno ogni tanto ci sta. Sì, è una merda. Attenzione. È la merda, Dai, dove sei? Che ti segniamo? Che livello era, te? Per fare 9 sì, ragazzi, tranquilla, 120. Bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Amnesia Live. Ragazzi, è un video un po' particolare, partiamo a bomba, senza introduzione, bando alle ciance, perché ennesimo video di denuncia, ennesimo video di un qualcosa che va sempre portato sotto l'attenzione di Activision, ragazzi, un fenomeno, quello del cheating, che sapete ormai essere fuori controllo. Ok ragazzi, questo che state vedendo è una live streaming, ok, registrata da me. Nella clip iniziale avete visto che in ritorno sono stato ucciso da questo cheater. Adesso vi racconto tutto quello che è successo e che dietro appunto il suo schermo da computer streamando live su Twitch, lo potete vedere anche dal nome live Twitch eccetera eccetera, ragazzi, ho deciso, lui inconsapevole è stato registrato da me dopo che è stato provocato, insultato, ho deciso di mettere tutto on screen streamando, non ho capito per quale motivo, senza audio e utilizzando una versione pirata di Windows, quindi vi lascio immaginare di che tipo di persona stiamo parlando. Ragazzi, come avrete capito dal titolo, io ho taggato, non l'ho mai fatto, mi rivolgo questa volta sì, ai, come vedete, ai dinosauri, ai grandi della nostra community, tutti coloro che hanno molta più visibilità di me, io sono abbastanza piccolino, quindi ho deciso di rivolgermi a Power, a Mogride, ho deciso di rivolgermi a Naked, a Velox, ragazzi, ho taggato le persone più importanti della nostra community italiana, tutti coloro che hanno deciso di supportare l'hashtag, la campagna di Power, Fix Worlds Unita. Power è una persona importantissima nella nostra community e grazie a lui se perlomeno c'è stata un'accelerazione, un annuncio da parte di Activision per quanto riguarda l'atteso anti-cheat che dovrebbe arrivare entro il 2021. Quindi voglio ringraziare preventivamente non solo ognuno di voi per ogni like, commento e condivisione, ma anche tutti i grandi che abbiamo taggato su questo video, perché questo signore può essere bannato, sappiamo come si chiama, c'è la prova, la spacciataggine, la tossicità. Voglio ringraziare preventivamente chiunque voglia dare una mano per portare questo video all'attenzione di Activision, quindi Power, Velox, grazie in anticipo per qualsiasi cosa voi vogliate fare, anche altri streamer che non sono stati menzionati da, ovviamente da me su questo video, ma ad ogni modo qualsiasi cosa è sempre a bene e a vantaggio della community. Io ragazzi però voglio dirvi due cose importantissime. La prima, questo non è un video di critica, è un video di denuncia e vi spiego perché. I motivi sono due. Il primo è il fatto che per quanta colpa possiamo dare ad Activision, ragazzi, il cheater per definizione è un giocatore, ok? Siamo noi giocatori, io sono un giocatore onesto, lui un giocatore disonesto, quindi certamente Activision ha le sue colpe, ma siamo noi, ok? Il cancro, comunque una parte di noi giocatori, quindi questo diciamo è il primo motivo perché questo è un video di denuncia e non di critica. Il secondo motivo, ragazzi, vi parlo col cuore in mano, molto sinceramente, io gioco da un anno, ho comprato Modern Warfare, ho comprato Cold War, i miei due primi COD, poi ho giocato ovviamente Warzone, mi appassiono, mi piace, un miglior gioco attualmente sulla piazza, secondo la mia opinione, al netto dei problemi del gioco, dei cheater, dei bug e glitch, che comunque affliggono qualsiasi gioco online competitivo e non competitivo, come appunto anche gli stessi cheater, ma devo essere sincero, chi mi segue in live ultimamente mi sta riempiendo di complimenti, di incoraggiamento, davvero una forza morale che mi sta dando una potenza che io non credevo di avere. Io gioco da PC, come sapete io non posso disattivare il crossplay, ok? Gioco in live tutti i giorni con persone che hanno da 1,5 a quasi 4 di KD, quindi gente molto forte, sapete che fa media
il KD dei vari giocatori quando appunto giocate in squadre, quindi incontro avversari molto forti. Ultimamente io, nonostante tutto, devo dirvi la verità, non sto incontrando così tanti cheater, ok? Ogni 10 partite ne incontro uno, due, ok? Cosa totalmente diversa dal qualche mese fa, quando Power e tantissimi altri streamer importanti, anche americani, hanno abbandonato Tizio, ha abbandonato Warzone per trasferirsi su Valorant, su Apex Legends. Giustamente il gioco era assolutamente ingiocabile, non si riusciva a fare la partita, non si riusciva a fare un record, davvero una situazione aberrante. Ultimamente, ragazzi, io non so se è perché si stanno trasferendo su Vanguard i cheater, o perché tanto ormai manca poco all'arrivo dell'anti-cheat, quindi inutile pagare, perché i cheater si pagano, di conseguenza dice inutile pagare per un qualcosa che tanto tra poco non potrò utilizzare più. Comunque, ad ogni modo, ragazzi, le ondate di fan si stanno moltiplicando e io sto migliorando tantissimo, sto veramente migliorando tantissimo. Guardate, avete visto, ha attivato una funzione beta del cheat. Cioè, dove cavolo stiamo arrivando? Ci sono i cheat con versioni beta del... Infatti ora lui la torna a disattivare. Ovviamente siete liberi di premere pausa e studiarvi sto schifo. Ovviamente questo non è un video di promozione, ma di sdegno, di denuncia, ma non certamente di critica nei confronti di Activision, perché comunque sia, vi ripeto, io sto migliorando tantissimo. Per farvi la pratica, ragazzi, vi dico due cose. La prima, io sono passato da fare 0, 0, 0, 0, 0 kill a farne 7, 8, 11 a partita su ritorno, è la modalità che sto giocando di più perché mi permette di fare più esperienza. Quindi, ad ogni modo, non utilizzate mai la scusa del cheater o la motivazione, che è vero che ci sono i cheater, per limitarvi mentalmente. Non migliorerete mai, ragazzi, io vi posso garantire che ho un amico, venitemi a seguire sulla piattaforma Vione, iscrivetevi al canale, lo vedrete. Gioco con un ragazzo, si chiama Simone, che si fa 20 kill a partita, era da PS4 su TV con pad rotto, e adesso gioca da TV 120 Hz con PlayStation 5. Non gioca in claw, si fa 20 kill a partita, ragazzi, davvero una cosa incredibile. Se adesso non ci sta arrivando, arriva a 18-17 perché glielo rubo io, ragazzi. Dal momento che sto migliorando un pochettino, anche grazie al vostro incoraggiamento in live, al vostro tifo che fate per me, veramente io mi sto divertendo. È veramente spettacolare, sto giocando il miglior gioco che io abbia mai giocato, ripeto, al netto dei problemi del gioco stesso. Attenzione però, perché come vedete quelle linee verdi fungono anche da massima allerta, ovvero lui poco fa ha cambiato il colore, vedete? Quando il nemico è sul suo campo visivo, addirittura io sospetto quando il nemico sa uccidere dov'è, la linea diventa rossa. Quindi funziona un po' da massima allerta, perché tu appena vedi che una linea diventa rossa vuol dire ok, ti ha visto, che ti può vedere. Io ovviamente non so come funziona, magari qualcuno dei grandi Power, Velox, Naked, che ne ha incontrati parecchi, ha avuto anche i suoi problemi, poverino, ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca, ad ogni modo vedete anche la tossicità e la noia. Ma quanto cavolo può essere noioso giocare così e in questo modo, ragazzi, cioè, io non lo capisco, io sembra quasi che ci sia proprio una cospirazione, cioè, mi spiego, io, uno che gioca così, che fa queste cose, pare che abbia proprio l'obiettivo di nuocere al gioco, ce l'ha col gioco, per lavoro vuole distruggere questo gioco o qualsiasi altro gioco, non c'è davvero altra spiegazione, non è possibile, non si riesce a capire qual è lo scopo del cheater, non lo riesco a capire. L'emozione, l'adrenalina che si prova quando io riesco a fare una kill che mai prima ero riuscito a fare. La settimana prossima vi porterò una guida spettacolare, vi darò dei consigli, ragazzi, che voi mi ringrazierete a vita, io ne sono sicuro, perché vi porterò un sacco di kill spettacolari, kill selezionate, fatte con la mia squadra. Io ho una gran bella squadra, ho un gran bel reggimento, ragazzi, tutta gente forte, tutta gente educata, applicata, molto appassionata, che gioca da anni e che ringrazierò Nel prossimo video, quando appunto vi darò i consigli, i miei consigli, che mi stanno permettendo davvero di fare cose allucinanti per me. Vedete che adesso la linea è rossa, quando il nemico si accorge, sa che tu sei lì come cheater, come vedete, la linea diventa rossa.
Io ho già portato in passato video in cui ho incontrato dei cheater. Devo essere sincero, non ne ho mai incontrati tantissimi, neanche nei periodi peggiori di invasione di appunto di cheater, ma vi posso garantire che ad ogni modo è una situazione, qua ragazzi io lo ammetto, l'ho insultato, ci sono altri tagli del video in cui appunto io lo insulto perché lo provocavo e ovviamente lui adesso fa vedere proprio tutto come appunto dice, vedete, cioè capito, avete capito, no? Ecco, qua adesso fa vedere tutto, io ragazzi vi mando un bacio, scrivete sotto nei commenti, like, commenti, iscrizione, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Scrivete sotto nei commenti, ragazzi, date il massimo supporto. Qua, come vedete, lui sta facendo vedere assolutamente tutto in live, streaming, on screen, sfacciatamente. Dice tanto che vi faccio un'altra partita e buonanotte. Invece no, poi ha staccato la live.